La Confcommercio torna a proporre, in occasione del prossimo periodo natalizio, l'attenzione dei cittadini per le attività commerciali locali. Vediamo. Il periodo problematico e difficile del contagio aumenta di fatto le difficoltà registrate già da qualche anno che riscontrano gli esercizi commerciali locali, i negozi di vicinanza e tutte quelle attività nel tempo soppiantate dalle vendite online. A tal riguardo, la Confcommercio Molise, attraverso la sua direttrice Irene Tartaglia, torna a proporre una iniziativa che già aveva proposto in precedenza e che riguarda l'invito ai consumatori, soprattutto nel periodo natalizio, a sostenere tali attività locali che davvero, oggi più di sempre, necessitano di ogni attenzione e sostegno. L'iniziativa è ormai alla sua terza edizione perché Confcommercio durante il periodo delle festività natalizie, ma anche delle festività pasquali, piuttosto che dei saldi, ha sempre promosso, diciamo, questa modalità di incentivare gli acquisti sotto casa o nella propria città. Oggi più che mai, in questo momento di grande difficoltà per la nostra economia regionale, riteniamo quindi questa campagna ancora più utile e importante perché invitiamo tutti agli acquisti presso le nostre attività. Ovviamente ci riferiamo sia all'acquisto fisico che aiuta a mantenere vive le luci delle nostre città, dei nostri borghi, dei nostri centri storici, ma anche laddove, insomma, ci sono acquisti online se riferiti ad attività locali. Quello che ovviamente vogliamo disincentivare è l'acquisto sulle grandi piattaforme di e-commerce, che sono una concorrenza sleale per le nostre attività. La dottoressa Tartaglia ci parla anche dei rimborsi previsti per le spese con carte di credito e debito. Sicuramente è una buona iniziativa, anche se a livello nazionale c'è tutto un discorso da fare che noi stiamo chiedendo come commercio già da tempo su quello che poi sono le commissioni, insomma, che le nostre attività sono costrette a pagare per questo tipo di transazioni. Ovviamente andrebbe fatto un incentivo da un lato ma anche dall'altro. Quello che insomma, può, diciamo, per il nostro Molise sicuramente può essere un vantaggio perché abbiamo ancora poche attività che vendono online con siti propri o con piattaforme di e-commerce locali. A lungo andare, ovviamente, insomma, questo potrebbe essere penalizzante perché molti, pensiamo ai nostri compaesani all'estero, soprattutto in questo periodo, fanno acquisti anche su piattaforme locali che sono comunque già presenti, per esempio per i prodotti dell'agroalimentare.